Chi cerca trova, forse è davvero questo lo spirito del mercatino delle pulci, ancora una volta un successo dal punto di vista degli espositori, oltre 500 soprattutto sono svuota soffitte. Dal punto di vista invece dei visitatori, pensate che c'è chi arriva anche da città europee. Abbiamo risposto proprio ieri l'altro a una belga che voleva essere sicura che l'evento ci fosse perché doveva prendere l'aereo, quindi per noi questa è stata una cosa incredibile, nonostante sapevamo dell'arrivo degli stranieri perché li abbiamo intercettati anche in passato in reception, però è diventato anche questo un nome e un bacino importantissimo per chi lo fa di lavoro o è un appassionato. Quindi c'è chi si sposta da città europee per venire ad Arezzo? Beh sì, perché è un maxi magazzino per trovare le cose più belle dell'usato, perché poi non ci scordiamo che noi stiamo cercando di promuovere veramente il valore dell'usato, della seconda mano, insomma, del riciclo e riuso. È la seconda volta sinceramente, però sì, non abbiamo mai visto tanta gente così. Il motivo, poi ovviamente senza entrare troppo nei particolari, ma una fonte di guadagno in più, il modo per sbarazzarsi di cose che non si usano? No, più che altro per sbarazzarsi di tante cose, perché poi dopo nelle case accumuliamo tante di quelle cose che poi non usiamo più, quindi magari metterle in vendita per poi un minimo guadagno, ma così almeno altre persone ne possono usufruire, certo sì. Alla fine lo scopo è questo, no? Venire qua e cercare qualcosa che può essere vintage, che può essere di valore o comunque delle occasioni. E l'ambiente è molto grande, insomma, siamo contenti che abbia attirato l'attenzione, si spera di attirare l'attenzione anche di chi viene ad acquistare. Ecco. Le cose più curiose che vi chiedono cosa c'è? Ma in realtà devo dire che passano e controllano, però non fanno tante domande. C'è una parte più divertente, più curiosa per lei? Il fatto di preparare, di allestire, è simpatico, insomma. Poi si vede un sacco di gente, giusto proprio per passare una giornata diversa. Che cosa si cerca in mercatini come questi? Un po' di tutto. Si cerca il prezzo prima di tutto. E poi le cose di una volta ci piacciono, hanno il loro fascino. C'è la qualità nelle cose di una volta, cosa che magari... Il Made in Italy, che è importante, perché adesso non si trova più, sì. Tutti cinesi, tutti... quindi qua ancora qualcosa di carino si trova, insomma. Ma veramente qualche occasione buona, qualche affarino, insomma, qualcosa che manca sempre a casa. Penso che... Oddio, è mezz'ora che sono qui... È molto interessante, mi sembra che meglio dell'altra volta. Queste qua sono delle macchine calcolatrici abbastanza vecchie, quando ancora non c'era l'energia elettrica, quindi erano funzionanti solamente con la manovella per fare tutti i conti, tutti i vari scontrini. Niente, tutta questa roba abbastanza vecchia, c'è qualcosa di funzionante, qualcosa di non funzionante, anche perché a un certo punto devo liberare spazio in casa. Questo è il mercatino dello svuota soffitte, io svuoto i scaffali di casa così almeno faccio un po' di spazio. Senti, che cosa chiedono di più i clienti? Insomma, che cosa vi chiedono di più? Allora, principalmente chiedono per quanto riguarda il collezionismo d'epoca, quindi artefatti per quanto riguarda l'agricoltura oppure per quanto riguarda l'ambito dell'artigianato oppure altre... diciamo particolari sempre inerenti a questo contesto, se no vengono anche a curiosare per quanto riguarda l'ambito della casa, quindi i profumi, i videogiochi oppure anche i pupazzi, quelli vanno molto diciamo di moda, se così si può definire. Comunque sì, sono questi diciamo gli articoli al top che chiedono le persone.